Renato Colpo ha un passato importante per questo territorio, per quello che ha fatto, e vuole fare un ragionamento sulla mentalità che deve un po' cambiare, perché non possiamo restare come una volta. Magari sarebbe bello, ma i tempi cambiano. Sì, i tempi cambiano, e io credo che sia il momento e che ci sia l'opportunità per la nostra città di Staranzano di avere effettivamente la possibilità di un cambiamento vero e proprio, per portare a questa città dei benefici, delle possibilità di cambiamento, sia dal lato turistico, culturale, sportivo, di cui questo centro ha bisogno. Purtroppo noi abbiamo Staranzano, che è sempre stato un feudo rosso, e da questo feudo rosso nessuno mai è riuscito a entrare, e per c'è stato solamente un periodo di 9 mesi in cui la Democrazia Cristiana, con il sindaco Brussa, ha fatto in quel momento un cambiamento, che però è durato, come ho detto, poco tempo. Poi è ritornato di nuovo il periodo del feudo rosso. Per carità, tutti i sindaci che si sono succeduti hanno avuto dalla parte della cittadinanza rispetto, hanno seguito il loro sindaco, e tra gli stessi sindaci e i cittadini si è sempre instaurato un clima favorevole, di rispetto reciproco, e quello di seguire l'andamento del comune senza avere timori per eventuali ripercussioni. Qui da noi, devo dire la verità, non ci sono mai stati problemi né di ordine né di sicurezza pubblica. Una cittadina tranquilla, serena, e che negli ultimi anni ha subito un cambiamento dovuto allo stabilimento Fincantieri, che ha avuto anche lui un cambiamento, passando dalle navi petroliere, dalle navi militari, alle navi da crociera. In sostanza le dice: bene quello che è stato fatto finora, ma adesso cambiamo, perché siamo nel 2020 ormai. Sì, io direi di sì, è proprio questo il motivo del cambiamento.